Non so, commissario. Non credo di poterle dare le informazioni che lei mi chiede. Quando un'officina a carta e valori, e per di più un'officina inglese, per di più la Waterloo & Sons, svolge funzioni di zecca per una nazione, lei comprende che la prudenza, la discrezione, la segretezza... Che cos'è? Una dichiarazione dell'ambasciata portoghese a Londra, con copia di un telegramma del nostro ministro degli esteri. Che autorizza il latore della presente a richiedere dalla direzione della Waterloo & Sons tutte quelle informazioni che riterrà utili ai fini della propria indagine. Ed è così, commissario. Sono a sua disposizione. La prima domanda le parrà un po' strana, Sir William. Le risulta che le lastre usate per le banconote portoghesi possono essere uscite dal suo stabilimento per essere utilizzati da altri? Come? No, assolutamente impossibile. Non so se ho capito bene. Sospettiamo una falsificazione, Sir William. Ah, ma mi dispiace infinitamente. Ma gli esperti della Banca del Portogallo hanno certamente il modo di accertare i falsi in circolazione. Sembra si tratti di imitazioni di assoluta perfezione. Tanto che si è pensato addirittura ad un furto delle lastre originali. Ma impossibile, le dico. È per due ragioni. La prima è che il furto in sé sarebbe impossibile. La seconda è che non bastano le lastre originali per stampare banconote. Occorrono anche macchine numeratrici. E quelle le possediamo solo noi e pochissime altre industrie grafiche al mondo. Può dirci se questa cifra è esatta? È il numero di banconote portoghesi da 500 scudi che la Waterloo dovrebbe aver fornito alla Banca del Portogallo. Il famoso Vasco de Gama, vero? Beh, sì e no. Come sarebbe a dire sì o no? Le ricordo che questa indagine è svolta col consenso del mio governo. Lo so, commissario, ma creda che a questo punto io non so veramente se il nostro impegno di assoluta discrezione... Sir William, la sola ipotesi che ancora non si è dimostrata insostenibile è quella di uso illegittimo delle lastre originali da parte della sua ditta. La mia ditta avrebbe stampato banconote altrui in conto proprio... Io le ho fatto una domanda, quella cifra è esatta o no? Esatta per quanto riguarda le emissioni normali, e non comprende le due emissioni speciali per l'Angola. Esistono emissioni speciali per l'Angola? Sì, ma sono operazioni monetarie segrete, di cui pochissime persone sono al corrente. Il governatore Camacho Rodriguez naturalmente non ne sa nulla. Oh, il dottor Camacho Rodriguez è naturalmente al corrente. Ecco, questa è la copia del contratto. Alves Reis. Sì. Camacho Rodriguez de Mota Gomes. Non capisco. Il rappresentante di Alves Reis, il signor Marang, è atteso qui per le ore 16. Adesso, se vuole incontrarlo, potrà chiedergli tutti i chiarimenti che crederà opportuni. Certo, grazie. Avanti. Il signor Karen Marang. L'arresto agli sportelli è indescrivibile. Tutti vogliono cambiare i biglietti da 500 e le banche non sanno cosa fare. Ah, ma allora è vero, sono falsi. Una banca non è tenuta a cambiare banconote false. Deve solo ritirarle senza dar niente in cambio. Oh già. Il fatto che non sappiano cosa fare, questo è strano. Io invece so che cosa fare. Vuoi vedere? Signori, attenzione. C'è qualcuno che vuole accendere? Buongiorno, signor governatore. Prego. Signori, vengo adesso da un colloquio con il Presidente del Consiglio e con i ministri dell'Economia e delle Finanze.
La situazione è grave. Ed è talmente inverosimile da non consentire per ora, almeno, nessuna spiegazione logica. Ecco i fatti. Abbiamo accertato che c'è in circolazione una certa quantità ragguardevole di banconote da 500 scudi, che però non sono state emesse da noi. Sono mesi che la gente lo dice. No, un momento. La gente ha parlato di falsi, ma queste banconote clandestine non sono false. Ma come? Sono autentiche, stampate con le lastre originali. Soltanto che non sono state emesse dalla Banca del Portogallo. Ma è ufficiale questo? Ufficiale. Una telefonata di stamattina da parte del commissario Verdish da Londra, dove appunto si trova, grazie per indagare, ecco qua. La Waterloo ha stampato 300.000 banconote da 500 scudi in più di quelle commissionatole dalla Banca del Portogallo. Ma si tratta di un errore o di che cosa? Ripeto, quello che sapevo ve l'ho detto. Ma è incredibile, un momento, signori, scusate ancora un momento di pazienza. La Banca del Portogallo comunica che tutte le banconote da 500 scudi saranno cambiate con altri tagli per il valore equivalente e sostituite al più presto con una nuova emissione. Non abbiamo altro da dire. Dottor Camacho Rodriguez, è impossibile che il governo e la polizia non abbiano il minimo sospetto su chi che sia. I nomi, se ci sono dei nomi dobbiamo conoscerli. L'opinione pubblica ha diritto di essere informata. Ecco, la polizia del Portogallo pensa che forse la persona che può spiegare tutto quello che è successo... Chi è? L'ingegnere Alves Reis. Buonasera, capitano. Insomma, Bandera, non mi direi che sei venuto a Tangeri per raccontarmi questi pettegolezzi. Potevi aspettarmi a Lisbona, ci siamo domani. Pettegolezzi, vero? Uno scandalo nazionale. Un commissario di polizia inviato a Londra. Le banche del Portogallo che cambiano a vista le banconote dei 500 scudi. E la gente comincia a parlare di te. Bene. E se domani, quando arriviamo a Lisbona, ci arresteranno? Non sarebbe la prima volta, né per me né per te, José Bandera. Una buona ragione. Le più belle idee della mia vita le ho avute sempre in prigione. Mara è stato arrestato, poi rilasciato, poi di nuovo arrestato. E poi di nuovo rilasciato. Faranno così anche con noi. Un po' fastidioso, ma paragonato agli utili. Insomma, per te tutto bene? Ma sì. Forse, se avessi avuto un po' più di tempo, avrei potuto portare a termine il mio piano. Un pacchetto di maggioranza della Banca del Portogallo. Se ci fossi riuscito, avrei potuto mettere a tacere qualsiasi voce prima del tempo. Non ci sono riuscito. Pazienza. Uno dei segreti della vita è anche quello di sapersi accontentare. Sbarchiamo, scappiamo, torniamo all'Aia. Difendersi a piede libero sarà sempre meglio che aspettare in galera. Bandera, vi dirò, signori, credete davvero che le mie mani siano le più sporche? Insomma, tu non sei per niente preoccupato. Preoccupato, no. Mi dispiace per lui. Per lui chi? Camacho Rodriguez. Per lui sarà dura.
Tranti? Commissario Verdi, finalmente. Novità da Londra? Cosa significa De Sosa? Il dottor Camacho Rodriguez la dichiara in arresto. In arresto? Mi dispiace. Non è possibile. Questo è un errore. È un equivoco. Io esigo almeno di conoscere il motivo di questo comportamento inqualificabile. De Sosa. Dottore, io... Commissario, io sono il governatore della Banca del Portogallo ed esigo che mi si faccia vedere il mandato di cattura. Questo è nel suo diritto. Ecco. Ai sensi degli articoli... Per falsificazione di banconote a corso legale, abuso di potere, falso in atto pubblico e corruzione? Risponderà anche di questo, signor governatore. Stia attento a quello che fa, commissario. Stia attento a quello che fa. Questo è un assurdo, stupido errore. Io farò uno scandalo e lei pagherà, commissario. Riconosce questo documento? Che cos'è? È la copia fotostatica di un contratto che lei dovrebbe conoscere. È la sua firma, questa. Sì? Bene, tanto mi basta. È falso! È falso! Io non ho mai firmato un contratto del genere in vita mia. E neppure queste ha mai viste in vita sua. Sono le ricevute dei soldi che lei ha avuto da Alves Reis. Da chi? Da Alves Reis. Ce l'ha fatta avere lui stesso stasera sbarcando a Lisbona. Imbecille. Lei non sa che cosa sta rischiando, commissario. Lei si fa strumento di un'infame congiura concepita dai tedeschi per togliere al Portogallo le sue colonie. Signor governatore, se lei in questa storia è innocente, io mi farò saltare le cervella, va bene? Portatelo via. Caffè, Ferreira. Sì, grazie. Ragazzi, andate a giocare di là. Buonanotte. Vedete, Camacho Rodriguez aveva il potere del denaro, ma non ha saputo usarlo. Allora io me lo son preso e l'ho usato a beneficio di tutti. E ho creato ricchezza, lavoro, giustizia. È giusto che a pagare sia Camacho Rodriguez? Anche se è innocente, la mia risposta è sì. Ma caro, com'è possibile? Un tesoro, c'è sempre un buon motivo per mettere in galera un banchiere. Io mi ricordo una volta a teatro ho visto una cosa che non dimenticherò mai. Il popolo di Roma inseguiva i congiurati che avevano ucciso Cesare. Finalmente ne trova uno. Ammazzatelo, è Cinna, il congiurato. No, non sono Cinna il congiurato, sono Cinna il poeta. Ammazzatelo ugualmente, ha scritto delle brutte poesie. Le vie del Signore sono infinite. Innocente Camacho Rodriguez, a chi ci crede? Come se la gente non sapesse qual è il marcio della vita pubblica. Quello che la gente non crede è che non esistono altri colpevoli, magari più in alto. Quel sottosegretario, per esempio, quei due ministri... Ma, caro Ferreira, quelli li teniamo in riserva nel caso la polizia ci desse altri fastidi. Beh, io avrei ancora qualcosa da fare. Grazie di tutto, signora. Buonasera, Ferreira. Buonasera, Ferreira. Dottore, buonasera. Ho letto la tua intervista sul giornale di stamattina. Ah, sì? Ma perché tante accuse contro quelli della banca? Perché tanto odio? Perché loro avevano i soldi quando io non li avevo. Ma che cosa sono i soldi? Tutto e niente, secondo come li consideri.
Ma perché t'angosci? Perché non starò mai tranquilla. Sempre tensioni, fastidi, pericoli. Il pericolo fa parte del gioco. Lo vedi? Per te è come un gioco. È come se avessi il vizio del poker o della roulette. E punto sempre più in alto, finché vinco. Intanto però... Pronto? Sì, chi parla? Un momento. È per te. Chi è? Verdish. Pronto. Me l'aspettavo. Bene. Me ne rendo conto. No. Non occorre che si disturbi. Scendo io. No. Non occorre. Nessuna resistenza. La ringrazio. Io devo uscire un momento. È successo qualcosa? Stai attenta ai ragazzi. Dicembre 1925. Ti ricordi l'anno passato? Partivamo per Parigi, L'Aia, Berlino. Buon Natale, amore mio. In ufficio ci sono i regali per i ragazzi. E uno anche per te. Imputato Arturo Virgilio Alves Reis. La Corte ritiene ad avere acquisito elementi sufficienti per pronunciare la sentenza. Prima che essa si ritiri in Camera di Consiglio, devo formalmente chiederle se lei si dichiara colpevole o innocente. Colpevole o innocente? Che domanda, signor Presidente. Colpevole o innocente? Ma di che cosa, signori della Corte? Di avere stampato soldi falsi, come afferma il pubblico ministero. Dopo settimane di udienze, dopo decine di testimoni, dopo 25.000 pagine
di atti processuali che non sono che un inno all'abilità, alla lungimiranza, alla fortuna di Alves Reis, siamo arrivati a questo piccolo, trascurabile dettaglio. No, signori, io non ho stampato soldi falsi. Io mi sono sostituito alla zecca. Io mi sono sostituito alla Banca del Portogallo. Io ho fatto quello che loro avrebbero dovuto fare e che non facevano. Ho creato una nuova politica economica. Io, come Remmida, ho trasformato in oro tutto quello che ho toccato. L'Angola è rifiorita. È rifiorito il credito. Il denaro è corso a fiumi, alimentando iniziative, imprese, commerci, creando pane e lavoro per tutti. Persino la Banca del Portogallo ha ottenuto dalla Waterloo di Londra il rimborso dei soldi stampati. 500.000 di sterline è piovuto dal cielo nelle casse del Portogallo per l'iniziativa di un privato cittadino. Questa grande macchina ora si deve arrestare, perché un pubblico ministero di scarsa fantasia, burocrate e pignolo, le ha infilato tra le ruote questo banale stuzzicadenti. Ha stampato soldi falsi. È come arrestare Cristoforo Colombo quando mette piede in America perché non ha compilato la scheda di sbarco. Pensando bene a quello che ho fatto e facendo forza alla mia naturale modestia, vi dico che fra tutti i monumenti della nostra bella Lisbona, non il più inutile e non il più ingiusto sarebbe quello dedicato ad Alves Reis, con l'iscrizione: dimostrò a che cosa serve il denaro. Ma nessuno è profeta in patria. Ed ecco pertanto che invece di essere nominato ministro delle finanze, invece di essere io a mandare in galera Camacho Rodriguez e tutti quelli che hanno denaro e non sanno come utilizzarlo, mi vedo costretto a rispondere con una crocetta a questo banale questionario: colpevole o innocente? La mia lezione evidentemente non è servita. E allora? Tempi duri attendono il Portogallo. Il giorno che l'attuale stato delle cose dovesse sfociare inevitabilmente in una crisi, non vi spremete troppo il cervello, ma prendete questi 10 scudi e mandate un taxi alle carceri di Lisbona a prendere Arturo Virgilio Alves Reis. Quella corsa in taxi non è mai stata fatta. E la storia di Alves Reis è finita come non poteva non finire, in prigione. Gli altri protagonisti dell'incredibile vicenda subirono destini assai diversi tra loro. Adolf Ennis riprese la sua antica passione, il traffico delle armi, ma finì in miseria
dopo una serie di speculazioni sbagliate. Karel Marang, l'ambizioso Karel Marang, dopo un periodo di prudente attesa nell'ombra, si trasformò in un rispettabile industriale residente nella Costa Azzurra. José Bandeira, l'unico degli amici di Reich a non essersi premunito contro possibili inconvenienti, scontò qualche anno di prigione. E poi tornò fra le donne e lo champagne che aveva tanto amato, come cameriere in un night di secondo ordine. Ah, Alves Reich uscì di prigione nel 1945, in un'Europa che stava festeggiando la fine del grande incubo della guerra mondiale. Lui tentò di reinserirsi ancora nel mondo degli affari, ma senza nessuna fortuna. Il suo talento faceva parte delle cose del passato e la pubblicità che gli aveva fatto il processo non era di quelle che giovano agli uomini di affari. Quando morì a Lisbona, qualche anno dopo, non aveva uno scudo, né vero né falso. All'aeroporto